In questi giorni stiamo vedendo come Padre Pio, raccontando dei fatti, riusciva a scherzare sulla fede. In questo mi piace sottolineare un aspetto. Chi scherza sulla fede, non chi denigra la fede, ma o chi, come dire, vuole ironizzare sulla fede, sono due cose diverse. Chi scherza sulla fede ha una fede vera e profonda come quella di Padre Pio. È come quando io scherzo con una persona che voglio bene, che rispetto. C'è uno scherzo che nasce dal cuore, dall'amore. E Padre Pio amava scherzare sulla fede perché aveva una fede vera, autentica, profonda, come quando io scherzo, ripeto, con una persona che voglio bene e credo in quella persona, anche se posso dire tante corbellerie. Ma Padre Pio sapeva scherzare sulla fede, ecco, questa è la differenza, perché, come abbiamo visto, per esempio, nell'episodio di ieri, ma anche in altri episodi, Padre Pio, attraverso lo scherzo, la battuta, sapeva richiamare delle verità di fede. E ieri ci ha richiamato come quando sia utile raccomandarsi, tra virgolette, a San Giuseppe come patrono della morte. E poiché vi piacciono sentire i fatti, oggi raccontiamo un altro fatto che troviamo sempre nel libro di Padre Alessio Parente, Padre Pio e le anime del Purgatorio. Un giorno, raccontò Padre Pio, il Signore, passeggiando nel paradiso, vide molte facce di ceffi, la cui presenza in quel posto, abitato solo dai buoni, lasciava assolutamente allibiti. Trovandosi in brutte acque, San Pietro, custode della porta del paradiso, si giustificò spiegando la presenza di quegli individui non a mancanza di vigilanza da parte sua, ma un certo attivismo poco legale per via di una indulgenza particolare della Madonna e di San Giuseppe. Ecco che torna San Giuseppe e la Madonna. Queste cose spesso noi le raccontiamo e le andiamo a mutuare appunto da racconti sentiti e anche detti da Padre Pio. Ma continua Padre Pio a raccontare il racconto. Gira e rigira, Padre Pio, mentre raccontava questo racconto, dice Padre Alessio Parente, ci voleva richiamare appunto a dei personaggi della nostra fede, a cui egli intendeva abituarci con familiarità e a non vederli lontani da noi, ma a misurare le nostre azioni, i nostri pensieri. E nel frattempo stigmatizzava anche la sofferenza del purgatorio. E anche qui Padre Pio ci viene a dire che chi si affida a San Giuseppe e si affida alla Madonna va certamente in paradiso. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore.